Eccoci. Buonasera a tutti, benvenuti a questo webinar. Vi do il mio benvenuto, il mio nome è Ilaria Re, sono direttore dell'Europrogettazione presso il Consorzio Italbiotech e quindi lascio subito la parola ai nostri relatori di questo evento dedicato ai BD e microbiota. E quindi prego, lascio la parola subito a Giuseppe Coppolino dell'Associazione Amici Onlus. Grazie mille Ilaria, grazie davvero. Come presidente nazionale di Amici Onlus, ma in generale come rappresentante di tutti i pazienti, il primo grazie che voglio esprimere è per averci invitato ad aprire questo incontro, che è un segno di grande rispetto, di grande riconoscimento che ci fa veramente molto piacere, che apprezziamo tantissimo. Devo dire che ci capita sempre, con voi sì, spesso, quasi sempre, ma molti enti hanno l'abitudine di metterci tra i titoli di coda e il buffet, quando si faceva il buffet. Per cui questo invito che ci è stato fatto di aprire questo incontro che presenta questo studio del microbiota ci ha veramente riempito di orgoglio. E oggi noi, come pazienti, andremo ad ascoltare i risultati di uno studio molto interessante su un tema che ormai è sulla bocca di tutti da qualche anno, perché il microbiota è un argomento su cui ormai anche la comunità scientifica sta lavorando da qualche tempo, e devo dire che per noi pazienti il tema, oltre ad essere di diretto interesse, spesso viene trattato anche da informazione generalista, che non sempre ci fornisce informazioni chiarissime, precise e prive come posso dire, di equivoci. Qualche volta ci fa cadere in qualche trappola che ci tende a dare la sensazione che si possano arrivare a soluzioni facili e che si possano avere anche verità ass facili, assolute, cosa che ovviamente la scienza ci spiega molto bene, non accade quasi mai. Ecco, quindi che oggi andremo ad ascoltare con molta attenzione e io so anche con un linguaggio estremamente comprensibile per noi, i risultati di questo studio che ci racconterà anche quella che sarà l'efficacia futura dei prodotti, dei probiotici che noi poi andremo domani a poter assumere. E quello che sono anche a volte alcuni dubbi, alcuni equivoci che siamo in cui siamo spesso tirati dentro da magari professionisti di dubbia serietà. Perché un altro dei temi che noi come pazienti spesso ci troviamo a affrontare è quello di rivolgerci a professionisti che realmente conoscano l'argomento e che non siano invece, diciamo, pronti a cogliere l'occasione per qualche modo darci soluzioni facili, quelle soluzioni facili a cui facevo riferimento prima. Io devo dire che, ecco, forse sono proprio questi due ambiti su cui oggi noi, grazie a questo incontro, potremo, noi come pazienti potremmo riflettere. Il primo è che non esistono terapie fai da te, o meglio, esistono, ma sono assolutamente da evitare. E quindi uno dei primi aspetti è quello di rivolgersi sempre a professionisti validi e a professionisti di indubbio riferimento rispetto alle terapie che noi vogliamo intraprendere. E un secondo è che non ci sono nemmeno conclusioni facili, nel senso che con le nostre patologie sappiamo benissimo come le domande, i dubbi, molto, a volte anche molto drammatici in alcuni periodi della nostra esistenza, ci portino a una grande frustrazione. Ecco, ricordiamoci che non ci sono sempre delle risposte certe e definitive, e quindi quando queste risposte certe e definitive ci vengono offerte, dobbiamo guardarle con una certa diffidenza. Dobbiamo avere fiducia nella scienza e quindi anche nei tempi della scienza, nei tempi che la scienza impiega per questi studi, per queste ricerche che oggi per noi sono embrionali da un certo punto di vista, ma che ci porteranno grandi risultati, magari in un futuro molto più vicino di quello che noi pensiamo. Io,
mia personale esperienza, ricordo perfettamente diversi anni fa le mie terapie erano molto differenti. Ci sono stati periodi in cui arrivavo a prendere 16 pastiglie al giorno e se dovevo andare via qualche settimana o qualche giorno, per anche magari semplicemente per lavoro, avevo un beauty solo per le pastiglie. In quegli anni probabilmente c'erano ricercatori che, senza che io lo sapessi, in silenzio, avevano, diciamo, il compito di mettere a punto terapie che oggi sono terapie che molti di noi fortunatamente utilizzano come terapie biologiche, che ci hanno cambiato la qualità di vita, almeno per la maggior parte di noi. E qualche settimana fa mi è stato, a me personalmente, è stato prospettato che la terapia biologica che solitamente faccio andando in ospedale per un'infusione, potrei arrivare a farla a casa in maniera autonoma attraverso le penne. Quindi immaginate come è cambiata la terapia e le possibilità terapeutiche negli ultimi 10-15 anni. Ecco, noi oggi, anche se non lo sappiamo, anche se magari passiamo alcune delle nostre giornate con i nostri dubbi, con le nostre frustrazioni, soprattutto in momenti più difficili, possiamo ricordarci che ci sono persone che stanno lavorando per noi e ci sono persone che stanno lavorando per noi per far sì che la qualità della nostra vita nei prossimi anni possa migliorare. E questo è realmente un passaggio importante. Direi che queste persone che lavorano per noi oggi le possiamo ringraziare, oltre che tra poco, naturalmente, io mi tacerò e lascerò a loro la parola. E in particolare però vorrei nominare almeno alcuni di queste persone, alcuni gruppi di persone che appunto nel silenzio, nella fatica, hanno portato avanti questo studio. In primo luogo mi fa piacere citare anche per l'amicizia e l'anzianità di rapporti che ci lega il gruppo di lavoro del professor Vecchio e del professor Caprioti del Politecnico di Milano. E il gruppo di lavoro della dottoressa Paroni, gruppo dell'Università degli Studi di Milano, che è stata la prima a contattarmi per chiedermi di aprire questo intervento, che mi ha più volte sottolineato come questo studio sia stato condotto totalmente all'interno dei loro laboratori. Quindi quando parliamo di Made in Italy in altri contesti, direi che poi Moira ci racconterà, questo è un progetto Made in Italy, è un prodotto e un progetto Made in Italy come veramente pochi altri possono vantarsi di essere. E un altro gruppo di lavoro che sicuramente ascolteremo più tardi è il gruppo del CNR e attraverso la dottoressa Consolanti e poi il gruppo di lavoro anche dell'OIEO con la dottoressa Pacciotti che ci racconterà il suo contributo. Ecco, tutte queste persone che noi vedremo rappresentate oggi da un singolo, ma che alle loro spalle hanno altre persone ancora che si sono impegnate e si impegnano quotidianamente per noi, io voglio dare, esprimere il nostro grazie. Grazie a tutti i pazienti. E non ultimo, ovviamente, il grazie di noi pazienti va a chi ha permesso, anche attraverso un finanziamento illuminato, questo studio e questa ricerca, cioè la Fondazione. Ora, direi che la mia parte di paziente si può considerare conclusa. Io mi metto in ascolto e invito tutti i pazienti collegati a mettersi in ascolto per capire, soprattutto per comprendere e per sentire anche quella gratitudine che vi invito a esprimere ogni tanto, anche magari quando facciamo le nostre visite negli ospedali, nei nostri medici. Cedo la parola ancora a Ilaria, che sicuramente da gran regista la passerà al prossimo relatore. Grazie, grazie mille. Proprio per dare voce a chi fosse interessato, ai pazienti e anche chi sta seguendo, quindi ricordo che questo webinar è in diretta streaming su YouTube e su tutti i social, quindi Twitter, LinkedIn, Facebook. E chi quindi fosse interessato a porre delle domande, condivido lo schermo con le istruzioni.
può semplicemente, ecco qui, andare su www.menti.com dal proprio smartphone o da proprio PC e digitare il codice 46599119, lo lascio qui aperto per qualche minuto, quindi sarà possibile porre in ogni momento le domande, compariranno sullo schermo come dei pop-up. Quindi alla conclusione di ogni presentazione lasceremo spazio alle domande, ricondividendo esattamente come sto facendo in questo momento lo schermo, così che chi fosse interessato può direttamente porre le domande. In ogni caso terremo monitorato anche la sezione chat nei vari social network, così chi eventualmente non avesse l'opportunità di utilizzare menti.com ci occuperemo noi di inserire nella sezione chat della piattaforma che stiamo utilizzando le domande, così i nostri relatori, quindi invito i nostri relatori a tenere sotto controllo la sezione Q&A, così che in caso di necessità noi possiamo agire come intermediari e portare alla vostra attenzione le domande da parte di chi fosse interessato a saperne di più. Quindi in questo momento abbiamo monitorato, per cui vedo che anche chi eventualmente avesse qualche difficoltà di connessione, anche in chat stiamo fornendo feedback a chi sta seguendo i nostri canali, quindi noi li vediamo online, li vediamo disponibili su tutte le piattaforme, quindi nel caso di necessità forse la via più veloce è quella di iscriversi direttamente nella sezione di YouTube. Vedo intanto collegato il professor Vecchi, a cui do il benvenuto, quindi interrompo per un momento la condivisione e quindi lascio la parola al professore per i suoi saluti introduttivi. Buonasera. Professore, si sente? Non so se è un problema di audio. Quindi, perfetto, allora magari Flavio, se vuoi iniziare tu, quindi mentre il professor Vecchi evidentemente ha qualche difficoltà di connessione, quindi per me è un piacere lasciare la parola al professor Caprioli per la prima delle nostre presentazioni del pomeriggio. Prego, a te. Grazie. Grazie, grazie Ilaria, ringrazio molto anche Giuseppe, appunto a cui mi lega un'amicizia pluriennale e adesso il professor Vecchi, appena risolve i suoi problemi di connessione, ci può girare il suo saluto. Oggi in effetti mi sento un po' una mosca bianca, innanzitutto perché sono, e devo dire questo con orgoglio, l'unico uomo nel panel degli speaker e in effetti con grande ammirazione, ho il privilegio di collaborare con la professoressa Facciotti, la professoressa Paroni, la professoressa Consolandi, che sono tre grandissime esperte di questo argomento di microbioma fecale. E diciamo, il secondo motivo per cui mi sento un po' diciamo, una mosca bianca in questo meeting, è perché sono l'unica persona che alla fine di microbioma non parla, parlerò in realtà di farmaci, che sono probabilmente, da un punto di vista degli orizzonti temporali, diciamo, l'argomento con cui la massima parte dei pazienti collegati ha direttamente interazione e direi in alcuni casi quotidiana interazione. Però, come vedremo, il futuro molto verosimilmente vedrà una grossa incremento di terapie mediate e dirette al microbioma che, se non probabilmente sostituiranno direttamente la terapia farmacologica, molto probabilmente la complementeranno in futuro. E questo devo dire che
è una speranza, ma in realtà è già una ragionevole certezza. Quindi incomincio a parlare dei presente e futuro della terapia farmacologica proprio per, e vedrete la presentazione è basata su tre punti temporali. Vi parlo del presente, vi parlo del futuro prossimo, quello che succederà probabilmente entro la fine di questo anno, e poi di un futuro in realtà un po' più anteriore, è quello che vedremo da un punto di vista terapeutico nelle malattie infiammatorie croniche intestinali nei prossimi 2 o 3 anni. E come vedremo il futuro è in effetti roseo, perché molti farmaci sono pronti per il loro ingresso sul mercato e per il trattamento dei nostri pazienti. Per parlare di presente ovviamente un po' bisogna parlare del passato, e questa è una slide abbastanza famosa che io uso spesso nelle mie presentazioni, che ci fa vedere in pratica da dove arriviamo e da dove arriva la terapia delle malattie infiammatorie croniche intestinali, che a differenza di molte altre malattie è una terapia relativamente recente. Cioè noi prima degli anni 50 in gran parte non conoscevamo neanche bene come queste malattie interagissero con l'organismo e come ovviamente trattarle. Sono malattie, come altre malattie di tipo immunitario, relativamente di recente comprensione. E vedete quindi le mesalazine, il cortisone sono stati fra i primi a entrare sul mercato, poi sono entrati gli immunosoppressori tradizionali, azatioprina, le nuove mesalazine, i nuovi steroidi, la budesonide nel 90, e poi c'è stata l'esplosione dal 95 dei farmaci biologici. Vedete qui i farmaci biologici che abbiamo oggi a disposizione, i primi ovviamente sono stati gli anti-TNF. Dal 2018 in Italia abbiamo a disposizione il primo farmaco biologico non anti-TNF, che è il vedolizumab, il secondo è arrivato anch'esso nel 2018, con una sorta di ritorno al passato, in realtà nel 2021 è arrivato il primo farmaco di nuova generazione, che però non è un biologico, ma è una, anche in questo caso un farmaco di sintesi, una piccola molecola che è il tofacitinib. E probabilmente questo gruppo di farmaci verrà complementato da altri nei prossimi anni, come vedremo. In realtà non tutti i pazienti con colite ulcerosa, e vedremo anche con malattia di Crohn, hanno bisogno di terapie avanzate. C'è una buona percentuale di pazienti con colite ulcerosa che non avranno probabilmente mai bisogno né di immunosoppressori né di biologici, ma possibilmente neanche di corticosteroidi, perché direi un terzo almeno dei nostri pazienti avranno unicamente bisogno della terapia con la mesalazina, che ancora, anche se è un farmaco diciamo vecchio, è un farmaco con un'ottima efficacia nella retocolite ulcerosa e controlla la malattia molto bene, a patto ovviamente che vi sia una buona aderenza alla terapia. E questa è la cosa più importante per la mesalazina, perché come molti altri farmaci, come molte altre condizioni terapeutiche, noi medici siamo i primi a renderci conto che se il paziente sta molto bene da tanto tempo è molto difficile ricordarsi sempre questa terapia. Così come succede nell'ipertensione con i farmaci antipertensivi, così come succede con il diabete, se il paziente non ha un sintomo e sta bene, è molto difficile conservare una aderenza ottimale alla mesalazina. Noi la continuiamo a stressare a ogni visita, ma in realtà ci rendiamo conto che è una cosa difficile. Poi c'è una percentuale di pazienti a cui è sufficiente magari un ciclo o due cicli di steroidi nella loro vita per mantenere una buona risposta e una buona remissione clinica, e poi progressivamente alcuni pazienti invece hanno bisogno di azatioprina e di farmaci biologici. Questi sono due concetti, giusto per ricordarli, molti di voi probabilmente li conoscono. Sulla mesalazina abbiamo tante formulazioni di mesalazina orali, da quelle tempo dipendenti, pH dipendenti, non sto a fare nomi commerciali ovviamente, poi abbiamo la recente introduzione della mesalazina MMX, e poi abbiamo quei tanto, diciamo, amati odiati formulazioni topiche per i pazienti, che sono le schiume di mesalazina, i gel, i clismi e le supposte. Supposte, schiume e clismi che ovviamente hanno una loro attività a seconda di quanto è estesa la retocolite ulcerosa. Supposte per il retto,
schiume o clismi a basso volume per il sigma e i clismi a maggior volume vanno bene per la colite che interessa anche il colon discendente. Quando la colite non ha più diciamo risposta alla sola mesalazina, dobbiamo dare, anche questo lo conoscete probabilmente in molti, il cortisone. Il cortisone che deve essere utilizzato ovviamente con i dosaggi corretti, non è, è un farmaco che se utilizzato sottodosato può fare spesso più male che bene. Lo dobbiamo dare a dosaggio pieno anche per un mese, poi si può ridurre e bisogna capire se il paziente ne ha bisogno per rimanere in remissione oppure è sufficiente mantenere il paziente con mesalazina, cosa non infrequente. Se il paziente ha bisogno di cortisone per rimanere in remissione, quindi è steroido dipendente, possiamo utilizzare un immunosoppressore tradizionale come la zatioprina. Se non ha successo, passiamo alla terapia biologica. Così come passiamo alla terapia biologica se il paziente non risponde al cortisone sistemico. Questo è uno schema molto semplice di trattamento della colite ulcerosa, che però, vi assicuro, è quello che la massima parte di noi, diciamo, per così dire, esperti di queste malattie, seguiamo ancora oggi. La terapia biologica della colite ulcerosa, penso che una buona parte di voi la conosca, è basata, come vi dicevo, su due classi di farmaci. Abbiamo gli anti-TNF, quindi abbiamo il farmaco classico, il primo introdotto nel 95, l'infliximab, che si usa per via endovenosa ogni due mesi, più o meno. Abbiamo i farmaci sottocutanei, adalimumab e golimumab, che si usano ogni due settimane, in alcuni casi anche ogni settimana e una volta al mese. E poi abbiamo la recente introduzione del 2016 del vedolizumab, che è il primo biologico non anti-TNF che si usa ogni due mesi, che è il farmaco che interagisce con la migrazione delle cellule linfocitarie all'interno della mucosa. Vi dicevo, la recente introduzione del primo farmaco di sintesi di nuovissima generazione, che è il tofacitinib, che diciamo possibilmente alcuni di voi stanno già iniziando ad assumere. È un farmaco che è stato introdotto appunto prima dell'estate e è un farmaco che ha un'attività, senza entrare proprio nei dettagli, a ombrello, perché agisce bloccando praticamente degli enzimi e che quindi bloccano l'attività biologica di tantissimi mediatori dell'infiammazione. Li vedete lì scritti in alto, non voglio entrare nei dettagli, però è un farmaco, possiamo definire a ombrello, che modula l'attività di moltissime molecole pro-infiammatorie e non solo una, come ad esempio può fare l'anti-TNF. Per questo in effetti è un farmaco molto efficace, un farmaco orale, molto semplice da somministrare e anche da assumere da parte dei pazienti. Si utilizzano due compresse al giorno, mattina e sera. Si inizia con un dosaggio di 10 mg mattina e 10 mg la sera e dopo due mesi o in alcuni casi quattro mesi si passa a 5 mg mattina e 5 mg la sera. È un farmaco che in realtà purtroppo non possiamo usare a cuor leggero in tutti i pazienti, perché in pazienti con età superiore a 65 anni è dimostrato che vi è un lieve aumento del rischio di eventi cardiovascolari e aumenta un po' anche il colesterolo, e quindi è un farmaco che rispetto ad altri farmaci biologici ha un profilo di rischio che non è, diciamo, è leggermente superiore, anche se in realtà è un farmaco comunque molto sicuro, ecco, e ulcerosa. Sulla malattia di Crohn, in realtà l'utilizzo dei farmaci biologici e degli immunosoppressori è molto più elevato. La mesalazina, purtroppo, nella malattia di Crohn, per la massima parte dei nostri pazienti, non ha nessun effetto. In alcuni casi il paziente può essere controllato solo con la terapia steroidea e anche senza terapia di mantenimento, e non è assolutamente infrequente che alcuni pazienti con malattia di Crohn molto lieve possano essere controllati senza terapia di mantenimento, ma in realtà è molto più frequente utilizzare azatioprina e biologici nei nostri pazienti con malattia di Crohn. Stesso schema che abbiamo visto prima, si utilizza in questo caso la budesonide, che è un farmaco biologico a bassa biodisponibilità, quindi che ha meno effetti collaterali del cortisone sistemico.
Anche in questo caso può essere, diciamo, vi dicevo, alcuni pazienti non hanno bisogno di una terapia di mantenimento, però è più frequente in realtà la instaurazione di una dipendenza dal cortisone, quindi l'utilizzo di azatioprina e la terapia biologica, come abbiamo visto prima, anche nei pazienti che non rispondono al cortisone. In realtà la tendenza negli ultimi anni è quella di, in alcuni pazienti, bypassare direttamente la azatioprina e passare direttamente alla terapia biologica per tanti motivi, in realtà grazie a una maggiore efficacia. In realtà io penso che, e anche penso il professor Vecchi, pensi che la azatioprina rimane ancora un farmaco che per alcuni pazienti è molto utile nella malattia di Crohn. Biologici da utilizzare nella malattia di Crohn, abbiamo i due anti-TNF, quindi non abbiamo il golimumab, ma abbiamo infliximab e adalimumab, abbiamo il vedolizumab, quindi l'anti-integrina, e tre anni fa è stato introdotto l'ustekinumab, lo stellare, il nome commerciale, che è un farmaco con un differente meccanismo d'azione, interagisce con due citochine, anche in questo caso importanti nel processo infiammatorio. La cosa interessante è che sia vedolizumab che ustekinumab hanno un'efficacia nel paziente che fallisce la terapia con anti-TNF. Questa è una cosa importante. Dove ci porterà il prossimo futuro? L'ho già anticipato il dottor Coppolino. Infliximab, vedolizumab avranno la possibilità di essere utilizzati per via sottocutanea. Probabilmente già entro la fine del 2021 l'approvazione AIFA è già avvenuta e anche la rimborsabilità, e magari qualcuno di voi già lo sta utilizzando. L'infliximab e il vedolizumab, invece che portarli all'ospedale a fare un'infusione endovenosa ogni 2 mesi, potrà essere somministrato sottocutaneo esattamente come adalimumab e come golimumab. In colite ulcerosa probabilmente entro fine anno avremo l'introduzione di ustekinumab, che è lo stesso che si utilizza per la malattia di Crohn, però anche verrà approvato anche per colite ulcerosa. E la stessa cosa appunto nella malattia di Crohn, sottocute, utilizzo di infliximab e vedolizumab. Ma il futuro invece, il futuro vero, dove ci porterà? Innanzitutto la domanda che ci facciamo sempre tutti prima di pensare alla terapia delle malattie infiammatorie croniche intestinali, se abbiamo realmente bisogno di altri farmaci. In realtà siamo qui per questo, la risposta è sì, perché un 10% di pazienti, sia con malattia di Crohn che con colite ulcerose, probabilmente anche un po' di più, non riescono a essere curati con le terapie ad oggi disponibili. In più, questo anche per la malattia di Crohn in realtà, in più i farmaci biologici, diciamo anti-TNF, spesso perdono risposta nel tempo e quindi c'è questa necessità di utilizzare meccanismi terapeutici alternativi per quei pazienti in cui appunto viene persa la risposta nel tempo. E quindi per gestire il fallimento terapeutico abbiamo attualmente la possibilità dell'intervento chirurgico, ma in realtà nel nostro centro, così come in altri centri in Italia e nel mondo, stanno venendo sperimentati dei nuovi farmaci che hanno la possibilità e anche la speranza di essere molto efficaci nelle malattie infiammatorie croniche intestinali. Questo è un elenco che può appunto essere complesso, però le grosse speranze arriveranno dai nuovi inibitori di JAK, ulteriori rispetto al tofacitinib, e da una classe di farmaci biologici simili, ma non proprio identici, all'ustekinumab, quindi allo Stelara, che probabilmente avranno una entrata in commercio nel 2023 e avranno una ottima risposta nella malattia di Crohn. Il filgotinib e l'upadacitinib, che sono gli inibitori selettivi della JAK, probabilmente già il prossimo anno entreranno in commercio in colite ulcerosa, hanno un'attività molto, molto rapida e buona nella colite ulcerosa, sono anch'essa somministrazione orale e hanno un'eccellente efficacia. Già negli studi clinici che abbiamo condotto nel nostro centro abbiamo avuto
la dimostrazione come questi farmaci abbiano un eccellente rapporto fra efficacia e rischio nella cirrosa, anche in pazienti che avevano fallito già tutte le terapie ad oggi disponibili. Questi invece sono i farmaci anti-IL-23 più 19, in particolare il primo che vedete, il nome è complesso, ma è un farmaco molto, molto semplice da utilizzare e anche molto sicuro, che è il risankizumab, sembra avere un ottimo profilo di efficacia nella colite ulcerosa. E proprio per capire se questi farmaci anti-IL-23 sono più efficaci di ustekinumab in malattia di Crohn, abbiamo appena iniziato uno studio clinico che proprio confronta queste due strategie, il risankizumab contro l'ustekinumab nella malattia di Crohn. È uno studio in aperto molto, molto bello, in cui molto semplice partecipare, per capire quali di questi due farmaci è più efficace. Infine, un breve cenno a altri meccanismi d'azione che hanno un'attività un po' simile a vedolizumab e sempre la somministrazione orale, che sono ozanimod e etrasimod, che probabilmente entreranno in commercio ancora più avanti. Comunque, vi dicevo, il futuro è assolutamente un futuro roseo, che verrà popolato di nuovi farmaci che quindi porteranno sempre migliori outcome per i nostri pazienti con colite ulcerosa e malattia di Crohn. E con questo vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola alla dottoressa. Grazie. Magari il professor Vecchi, se è riuscito a entrare, voleva intervenire, Ilaria. Assolutamente. Grazie Flavio, ho ascoltato anch'io tutta la tua relazione, bellissima, perché effettivamente sei stato molto chiaro, credo molto didattico per tutti, e hai introdotto anche dei concetti importanti, il fatto che tutto sommato i pazienti debbano vedere le sperimentazioni cliniche come qualcosa che viene fatta a loro vantaggio, che non devono considerarsi, diciamo, dei pazienti appunto cavie, perché è assolutamente importante. Tutti questi enormi progressi che Flavio ha fatto vedere, che si sono registrati soprattutto negli ultimissimi anni, sono proprio legati al fatto che ci sono state le sperimentazioni che hanno permesso di introdurre sempre nuovi farmaci e che ci permettono, come vedete, di rimpicciolire quella zona di non risposta, di refrattarietà che comunque ancora in alcuni pazienti vediamo, fortunatamente, ripeto, sempre meno. Un'altra cosa importante, molto detta da Flavio, è il discorso del fatto che iniziano sempre più adesso a proporsi degli studi head to head. Cosa vuol dire head to head? Vuol dire che praticamente due farmaci vengono confrontati direttamente l'uno con l'altro, senza quella, diciamo così, impatto negativo che sulla psicologia del paziente, ma anche in fondo un po' del medico, può in alcuni studi comportare l'uso del placebo, cioè di un farmaco che in realtà farmaco non è e che molto spesso però deve essere confrontato con un farmaco nuovo prima che quest'ultimo venga adottato. Quindi c'è tantissimo, devo dire che veramente noi che abbiamo una certa età e che abbiamo visto, diciamo, le IBD anche negli anni molto passati, in cui c'erano veramente poche possibilità terapeutiche, la chirurgia diventava qualcosa di importante, molto spesso decisiva, e varie altre cose, insomma, abbiamo visto dei passi veramente grandi. Quindi credo che per i pazienti sia molto importante essere a conoscenza anche di tutto questo fervore di ricerca che sta avvenendo. E niente, vi ringrazio per avermi voluto coinvolgere. Io mi scuso, ma oggi è stata una giornata, e continuerà ad esserlo, molto pesante. Ho partecipato a una commissione universitaria che è durata fino a poco fa, e quindi sono riuscito ad arrivare solo proprio all'ultimo momento a raggiungervi. Grazie, e un saluto a Giuseppe Coppolino, oltre che a tutti voi, che è un mio caro amico da molti anni e che apprezzo, e diciamo, credo che veramente ce l'abbia sempre messo tutta, sia contro la malattia che a favore dei pazienti. Quindi una persona
Grande. Grazie a te Maurizio, grazie a te. Ilaria. Eccomi, allora condivido lo schermo così do la possibilità a chi ci sta seguendo di porre le domande. Condivido lo schermo così che tutti i relatori possano guardare il video e se vedono una domanda che può, a cui possono rispondere, aprire direttamente il microfono e prendere la parola. Quindi ricordo a chi ci sta seguendo, a parte che lo possono vedere direttamente anche loro come noi sullo schermo, di andare direttamente dal loro iPhone o aprire una nuova finestra del browser su all'indirizzo www.menti.com e utilizzare il codice 46599119. È possibile, non c'è limite alle domande, quindi abbiamo lasciato aperto lo spazio, quindi è sufficiente una volta inserito il codice scrivere direttamente nello spazio dedicato alla domanda e cliccare sul pulsante invia. Lasciamo qualche minuto, in ogni caso se non ci dovessero essere domande nell'immediato, questa sezione delle domande resta aperta, quindi in qualunque momento, non solo ora quando sto condividendo lo schermo, è possibile porre domande, le registriamo tutte e a conclusione del prossimo intervento ricondivideremo lo schermo così da provvedere alle risposte. Stiamo monitorando anche lo spazio chat su YouTube. Abbiamo visto qualche commento positivo, però non domande, quindi teniamo monitorato e provvediamo a inoltrare a chi di dovere la domanda. Vedo che in questo momento non ci sono domande, quindi per il momento interrompo e lascio la parola alla dottoressa Clarissa Consolandi del Consiglio Nazionale delle Ricerche per parlarci sul ruolo del microbiota nelle malattie infiammatorie intestinali. Benvenuta Clarissa e lasciate la parola. Eccoci, grazie mille Ilaria, grazie a tutti, è un enorme piacere per me essere qui oggi e poter condividere con voi il lavoro che il mio istituto, l'Istituto di Tecnologie Biomediche del CNR, ha svolto nell'ambito di questo progetto Cariplo Pathos 17. In particolar modo io affronterò il ruolo del microbiota nelle malattie infiammatorie intestinali. Innanzitutto, quando parliamo di microbiota, a che cosa ci riferiamo? A quell'insieme di microrganismi, soprattutto i batteri, che convivono nell'intestino umano, rappresentano un peso notevole in biomassa, all'incirca 1,5 kg. Sono una notevole quantità di microrganismi di diverse specie. Pensate che addirittura il patrimonio genetico di questi microrganismi è 150 volte superiore rispetto al genoma umano. La figura che vedete riportata qui sotto dà un'idea di come il microbiota intestinale umano differisca sia a livello quantitativo che a livello qualitativo è lungo tutto il tratto gastrointestinale. Infatti potete vedere come sia la composizione sia la quantità risulta differente nei vari tratti, nelle varie regioni del tratto gastrointestinale umano. Per quanto riguarda lo stomaco abbiamo una molto bassa varietà di microrganismi. Sia appunto per quanto riguarda la varietà ma anche per quanto riguarda la quantità. Lo stomaco umano è per lo più privo di un significativo microbiota, contiene bassi livelli di lactobacilli e altri microrganismi acidoresistenti che generalmente provengono dalla cavità orale. Ovviamente il breve tempo di residenza e l'acidità del contenuto gastrico stesso sono proprio quei fattori che rendono lo stomaco una sorta di barriera al continuo accesso di batteri dall'ambiente esterno verso le parti distali del tratto gastrointestinale. Il numero di batteri e il numero di specie aumenta progressivamente lungo l'intestino, proprio in parallelo al calo del potenziale ossido riduttivo. Quindi procedendo verso l'intestino si ha un aumento sia in quantità che in varietà dei microrganismi. I microrganismi vengono classificati dal punto di vista tassonomico
attraverso una sorta di classificazione gerarchica che vedete qui riportata, che va dal dominio, che è la classificazione più macroscopica, fino ad arrivare alla specie. Ho evidenziato filum, genere e specie perché sono proprio la classificazione che vedremo oggi a proposito dei risultati che abbiamo ottenuto nel nostro progetto. Ogni individuo ha una propria impronta digitale batterica, cioè un profilo proprio diverso da quello di altri individui. Tuttavia esiste un core comune a tutti. Come potete vedere da questo grafico a torta, che riporta la composizione del microbiota intestinale in individui sani, abbiamo due fila preponderanti che da soli rappresentano il 90% dei fila presenti nel microbiota intestinale, i firmicutes e i bacteroidetes. E poi abbiamo un ulteriore 10% suddiviso tra proteobatteria, fusobatteria e actinobatteria. Il microbiota intestinale umano non è statico, cambia nel corso della vita e si adatta alle diverse fasi e necessità dell'essere umano. Descrive una sorta di traiettoria lungo l'intero arco della vita dell'individuo, consentendo agli individui stessi di adattarsi ai cambiamenti nutrizionali e ai diversi stili di vita che avvengono nelle diverse età. Abbiamo un microbiota nei neonati che risulta molto semplice, cambia molto rapidamente, risulta dominato da quei gruppi batterici che permettono di metabolizzare ad esempio gli zuccheri del latte umano, stimolano lo sviluppo e la maturazione del sistema immunitario. Verso i 3 anni di vita si sviluppa un microbiota maturo, che è appunto dominato da quei due fila che vi ho mostrato precedentemente, firmicutes e bacteroidetes, che è proprio distintivo dell'età adulta. È caratterizzato da un'alta complessità, è in grado di adattarsi a tutte le esigenze dell'individuo adulto e quindi a diversi stili di vita, abitudini alimentari, ambiente in cui l'individuo si trova a vivere. Con l'invecchiamento il microbiota intestinale viene a un ulteriore cambiamento, si ha una diciamo alterazione a livello del sistema immunitario che ricade anche a livello del microbiota, dovuto anche a un'aumentata permeabilità intestinale, a delle modificazioni della motilità e delle funzioni gastrointestinali, e quindi presenta una ridotta diversità anche in termini di specie. Sappiamo poi che il microbiota intestinale risente di svariati fattori, quali la genetica, l'alimentazione, l'uso di farmaci, le abitudini alimentari, lo stile di vita e anche l'ambiente circostante. In questa slide vengono riportate le funzioni principali del microbiota intestinale. Sono 4 principali funzioni che vanno, come potete vedere dal grafico, dalla figura, vanno a intersecarsi tra di loro. Una funzione nutrizionale e metabolica, per cui il microbiota intestinale, ossia i microorganismi che costituiscono la flora intestinale, sono in grado di acquisire i nutrienti e di elaborare anche quelle sostanze esterne come i farmaci, gli integratori. Ha una funzione di sviluppo strutturale, quindi in grado di mantenere l'integrità della barriera dell'epitelio intestinale, di ripararla da eventuali danni. Una funzione protettiva, cioè rappresenta una sorta di barriera fisica verso quei batteri patogeni che potenzialmente potrebbero entrare a livello dell'intestino. Queste funzioni si intersecano tra di loro e danno un grande effetto a livello del sistema immunitario. Quali tipi di microrganismi sono prevalentemente presenti all'interno del nostro intestino? Abbiamo quei cosiddetti batteri commensali che vivono nell'ospite, nell'individuo umano, e rappresentano una difesa per l'organismo. Abbiamo i commensali opportunisti, quei microrganismi che vivono sempre nell'ospite, che però in particolari condizioni, ad esempio alterazioni delle difese immunitarie, possono
causare l'insorgenza di patologie. E poi ci sono i patogeni, quei microrganismi che non risiedono nell'ospite, ma che provengono dall'esterno e possono causare patologie. Proprio per questo motivo il microbiota intestinale coopera con il sistema immunitario per raggiungere due obiettivi fondamentali: per mantenere l'equilibrio a livello della flora intestinale con una giusta quantità di batteri commensali, ossia quelli che rappresentano la difesa per l'organismo, e svolge anche un'azione di controllo così da evitare una proliferazione di batteri che possono causare disbiosi, ossia disequilibri a livello del microbiota intestinale con conseguente infiammazione. E in questo modo il microbiota intestinale interviene quando sopraggiungono quei microrganismi commensali opportunisti o patogeni che provengono dall'esterno, e quindi va a difendere l'intestino e va a difendere anche l'individuo nella cooperazione proprio con il sistema immunitario. In questa slide ho riportato la differenza tra microbiota luminale e comunità e microbiota mucosale. Il microbiota luminale rappresenta la comunità batterica nelle feci. Generalmente quando si studia il microbiota si analizzano i campioni fecali degli individui, perché è una pratica piuttosto semplice, assolutamente non invasiva. Analizzando però il microbiota fecale, noi abbiamo solo una rappresentazione dell'intera comunità microbica. Approfondendo invece l'analisi e andando quindi a studiare il microbiota mucosale, quindi a livello della mucosa intestinale, della lamina propria dell'intestino, noi possiamo avere un'idea delle comunità batteriche che sono localizzate proprio in modo specifico a livello della mucosa dell'intestino. In questo modo possiamo studiare la composizione del microbiota nei vari siti mucosali intestinali e quindi andare ad identificare le variazioni proprio a livello locale. E questo è molto importante perché sappiamo che nel morbo di Crohn abbiamo un'evidente infiammazione proprio a livello della mucosa intestinale. Quindi è importante andare a effettuare uno studio che non si limiti al microbioma fecale, ma vada proprio a livello specifico della mucosa. Questo proprio è quello che è stato fatto con il progetto PATHOS 17. Siamo partiti dalla consapevolezza che il morbo di Crohn si sviluppa come conseguenza di un'esagerata reazione immunitaria in risposta ad una disbiosi della flora microbica intestinale. Quindi abbiamo avuto, fondamentalmente ci siamo posti due obiettivi principali: andare ad identificare le alterazioni del microbiota intestinale in pazienti col morbo di Crohn, confrontandoli con individui affetti da colite ulcerosa per andare a valutare le differenze tra le due categorie di pazienti, e andare a comprendere quali sono quei microrganismi che sono alla base di questa cascata di processi infiammatori che poi vanno a inficiare anche la funzionalità del sistema immunitario. Per fare questo sono stati reclutati 21 pazienti affetti da morbo di Crohn e 20 affetti da colite ulcerosa. Qui vi riporto il disegno sperimentale che abbiamo seguito. Sono state raccolte biopsie della lamina propria intestinale mediante endoscopia, che è una pratica non invasiva. Da queste porzioni di tessuto si è effettuata l'estrazione dell'RNA proprio dei batteri presenti in queste biopsie. Attraverso una reazione di amplificazione abbiamo prodotto diverse quantità di un gene particolare, che è il gene batterico 16S, che è stato amplificato per ottenere numerose copie da studiare. Questo gene è molto conservato, per questo motivo viene utilizzato come una sorta di orologio molecolare per identificare le specie batteriche. A livello di questo gene noi troviamo delle regioni conservate e delle regioni variabili. Proprio andando a utilizzando delle sequenze a livello delle regioni variabili, noi possiamo
andare a discriminare i batteri tra di loro e quindi vedere quali sono i microrganismi presenti in queste biopsie della lamina propria intestinale. Dopo questa reazione di amplificazione si è effettuato il sequenziamento del genoma batterico, quindi di tutti quei batteri presenti nelle biopsie, e in seguito ad un'analisi bioinformatica dei dati di sequenziamento abbiamo ottenuto i nostri risultati. Partiamo dai risultati a livello di filum. Se vi ricordate la classificazione che vi ho mostrato all'inizio, partiamo dal filum, che è ancora una classificazione piuttosto macroscopica. Qui ho riportato la composizione del microbiota intestinale in individui sani. Se vi ricordate, appunto, è composto per la maggior parte da Firmicutes e Bacteroidetes. Andiamo a vedere quali sono le differenze tra un microbiota di un individuo sano e il microbiota di individui affetti da Crohn e colite ulcerosa, valutando anche le differenze tra le due categorie di pazienti. Subito si percepisce una riduzione dei Firmicutes, che nell'individuo sano sono intorno al 65%, nei pazienti affetti da colite ulcerosa scendiamo a un 50% e abbiamo una riduzione ancora più notevole nei pazienti affetti da Crohn, un 30%. Si ha un incremento di proteobatteri in giallo, vedete, e fusobatteri in verde rispetto agli individui sani, e ci sono però delle differenze ancora tra il Crohn e la colite ulcerosa. In questo caso nel morbo di Crohn l'incremento è superiore rispetto ai pazienti affetti da colite ulcerosa. Non abbiamo valutato nessun tipo di alterazione a livello degli Actinobacteria e Bacteroidetes. Questo a livello di filum. Se ci vogliamo spingere a livello di genere, quindi andiamo a valutare quei generi che sono all'interno dei fila che abbiamo analizzato, quindi avevamo valutato una riduzione dei Firmicutes. In particolar modo i generi che si riducono soprattutto nei pazienti di Crohn rispetto anche ai pazienti affetti da colite ulcerosa, abbiamo la riduzione del Fecalibacterium e di Roseburia. Li vedete in arancio, qui è riportato Fecalibacterium, vedete come nel Crohn rispetto alla colite ulcerosa c'è una riduzione di questo microorganismo. Abbiamo invece un incremento di, avevamo detto nella slide precedente, proteobatteria e fusobatteria. In particolar modo i generi in cui vediamo incremento sono Escherichia e Sutterella. Vedete in giallo e in verde, come nel Crohn, appunto sono in quantità superiore. Scendendo ancora a livello più microscopico, quindi andando a livello di specie, vediamo che a livello dei Fecalibacterium abbiamo questo Fecalibacterium prausnitzii che si riduce notevolmente e altre due specie di Roseburia. L'incremento dei proteobatteri è soprattutto a carico di Escherichia coli. Allora, qui abbiamo due risultati molto importanti. Innanzitutto la riduzione di Fecalibacterium prausnitzii è molto interessante, perché questo batterio ha un ruolo estremamente importante nel mantenimento dell'equilibrio a livello intestinale ed è importante per la salute dell'uomo. Questa figura riporta una condizione sana e una condizione invece, uno stato infiammatorio. E la riduzione di questo microorganismo a livello intestinale porta ad uno stato infiammatorio con una serie di conseguenze negative sull'individuo. Per questo motivo può essere utilizzato come marcatore per la diagnosi di malattie infiammatorie intestinali. Inoltre abbiamo anche visualizzato un aumento di Escherichia. Escherichia, sappiamo abbiamo delle evidenze dalla letteratura che i soggetti colpiti dal morbo di Crohn sono caratterizzati dall'eccessiva presenza infatti di un particolare tipo di Escherichia coli, l'Escherichia coli aderente invasivo. Di questa parte vi parlerà in dettaglio la coordinatrice del progetto Pathos 17, la dottoressa Paroni. Quali sono le
conclusioni che possiamo riportare noi per quanto riguarda l'analisi della microbiota intestinale. Innanzitutto, grazie a questo progetto siamo stati in grado di identificare le specie batteriche che risultano alterate nel morbo di Crohn a livello intestinale, che sono coinvolte nella disbiosi, nel disequilibrio, e comprendere proprio quali specifici microrganismi sono alla base di queste alterazioni e dell'induzione di quei processi a cascata che provocano infiammazione e alterazioni anche a livello del sistema immunitario. Questi risultati ci danno la possibilità di passare dalla sperimentazione in vitro alla sperimentazione clinica. Si può pensare di sviluppare un trattamento terapeutico mirato nei confronti solo di quei batteri che abbiamo visto essere coinvolti nella malattia, al contrario di utilizzare ad esempio antibiotici che possono andare ad alterare tutta la flora intestinale, quindi concentrarsi solo sui batteri effettivamente coinvolti. Si può pensare di ripristinare l'equilibrio del microbiota che è stato alterato, aumentando in modo specifico quei batteri commensali che durante la malattia di Crohn vengono ridotti. Pensiamo ad esempio a Fecalibacterium prausnitzii. Si può anche pensare di andare a creare nuovi probiotici a base di batteri, appunto, che sono proprio in grado di ridurre la disbiosi e l'infiammazione a livello intestinale. Vi ringrazio per l'attenzione. Se ci sono domande. Eccomi, sì, ci sono domande. Quindi condivido lo schermo così le potete visualizzare. Quindi mi sembra di capire che in realtà i destinatari di queste risposte possono essere più relatori, quindi vi invito ad aprire direttamente il microfono quando vi sentite chiamati in causa. In più ne ho scritta uno nella chat, che è una domanda posta su YouTube, quindi vi invito a leggerla e anche qui. Allora, comincio, se volete incomincio io, Ilaria. Vedo che ce ne sono alcune che sono in effetti indirizzate a me. Allora, per quanto riguarda il botulismo sottocutaneo, non sarà una siringa classica, ci saranno dei device apposta, è una penna molto comoda da utilizzare e quindi anche di fatto i nostri pazienti che hanno un po' paura degli aghi potranno stare tranquilli. In realtà è un device molto simile a quello a cui molti di loro sono abituati, le penne, quindi di fatto assolutamente prive di dolore, prive di effetti collaterali, e quindi è un messaggio di rassicurazione. Ecco. L'altra domanda che vedevo, i pazienti adolescenti, e questo è un punto molto importante in realtà, perché in realtà sappiamo che non tutti i farmaci biologici che vengono utilizzati nelle malattie dell'adulto, insomma, la terapia intestinale dell'adulto, vengono immediatamente traslati nella malattia di Crohn pediatrica. Molti di questi lo sono già, molti di questi sono in sperimentazione. In realtà gli anti-TNF vengono utilizzati già nelle malattie di Crohn pediatriche, il vedolizumab in sperimentazione, ustekinumab non è ancora stato, appunto, anche questo è in sperimentazione, ma molto verosimilmente verranno sia vedolizumab che ustekinumab approvati nel brevissimo termine. Ecco, vedremo con i JAK inibitori che cosa accadrà, però devo dire questo è un punto molto importante, perché sappiamo che appunto la ricerca clinica procede anche nella malattia di Crohn pediatrica, e quindi è un punto sicuramente importante. Ci sono dei farmaci in sperimentazione nella malattia di Crohn del retto, sono dei farmaci che vengono utilizzati per via soprattutto rettale, e appunto vi rimando poi appunto ai centri che hanno questi farmaci in sperimentazione, ma ci sono dei farmaci appunto rettali selettivamente in sperimentazione per la malattia di Crohn. Ecco. Poi lascio magari a Clarissa alcune domande che sono
qui, e ad esempio, non so, molti vedo che chiedono se è possibile ed è utile ad oggi fare degli esami della flora batterica per quanto riguarda le malattie, ecco, secondo te. Certo, sicuramente. Vedo che chiedono dove poter andare, ad esempio, per fare analisi della mucosa. Io immagino adesso qui Flavio è sicuramente più esperto di me. Noi facciamo l'indagine molecolare, credo che poi ci siano dei centri apposta dove fanno diagnostica e negli ospedali. Cioè adesso noi facciamo l'analisi a livello di ricerca. Lo stesso tipo di analisi chiaramente può essere fatta negli ospedali come diagnostica proprio ai fini poi terapeutici. Il punto, Ilaria, è che ad oggi molti centri stanno proponendo l'analisi del microbioma fecale. Quello della lamina propria in realtà ad oggi è solo per ricerca. Quello che non sappiamo ancora oggi è, nonostante abbiamo la possibilità di avere questo dato, come traslare i risultati di questa analisi nella pratica clinica immediata. Cioè non abbiamo direttamente dei probiotici o dei farmaci selettivi a seguito di un'analisi del microbioma che sappiamo verrà probabilmente alterata nei nostri pazienti. Quindi ad oggi devo dire che c'è molta ricerca su questo argomento, però sono ancora diciamo delle analisi che non hanno un'immediata ricaduta clinica. Questo penso che sia importante da rimarcare. Poi ho letto a proposito del trapianto fecale, mi sono dimenticata di accennare alla fine che proprio la dottoressa Facciotti poi farà l'intervento su come andare a modulare la flora intestinale attraverso appunto il trapianto fecale, quindi questo argomento poi verrà ulteriormente, cioè verrà approfondito. Magari la dottoressa Facciotti e la dottoressa Paroni ci diranno se i finanziamenti per la ricerca sono stati sacrificati per il Covid. Ovviamente la risposta purtroppo è sì. Perché la ricerca scientifica è una delle cose che soffre immediatamente quando c'è un problema. Diciamo che quando la coperta è un po' corta, si tira da una parte, si tira dall'altra e quindi si finisce un po'. Però, come vedete, la ricerca va avanti e ci sono gruppi che comunque sono stati finanziati anche precedentemente al Covid, come per esempio lo studio PATHOS 17, e quindi non si interrompe, non si è interrotto minimamente con il Covid. Quindi questa è una cosa importante. Ho visto, forse scorrendo, adesso però non la vedo, una domanda nel confronto. Ecco, le ultime slide su microbiota per pazienti sani. Colite ulcerosa. Nel senso che l'analisi che abbiamo fatto noi a livello di mucosa è stata fatta nel confronto solo tra Crohn e colite ulcerosa. Non abbiamo avuto biopsie di pazienti sani. Il confronto che ho fatto vedere io nella composizione classica quella è la composizione classica del microbiota di un individuo sano. Ma quell'analisi in particolare non l'abbiamo condotta noi da letteratura. C'è qualcuno che sta chiedendo appunto come si può ristabilire un equilibrio del microbioma dopo una terapia antibiotica, anche questo è un argomento molto importante. In realtà ci sono una serie di studi che lo dimostrano, alcuni fermenti sono sicuramente importanti per ristabilire un equilibrio del microbioma, anche se in realtà in una buona percentuale dei casi non è necessariamente utilizzarle a seguito di una terapia antibiotica, ma solo in quei pazienti che ad esempio hanno un'alterazione importante associata a una modificazione clinica. In quella piccolissima percentuale di pazienti che a seguito di una terapia antibiotica sviluppa una colite vera da antibiotico, una colite da Clostridium difficile da antibiotico, vedremo, e magari la dottoressa Facciotti ne farà accenno o magari ve lo anticipo io, il trapianto di feci in questo caso è il trattamento in assoluto più efficace, con delle probabilità di efficacia sopra il 95% dei casi. Purtroppo è un trattamento che non si può fare su larga scala a livello nazionale, ma solo in centri molto selezionati. Ecco. Non so, secondo me potremmo a questo punto, Ilaria, se sei d'accordo, procedere con le relazioni.
assolutamente sì, e comunque appunto non interrompo la possibilità di fare domande, quindi a conclusione dei prossimi due interventi ricondividerò nuovamente lo schermo. Quindi appunto lascio la parola alla dottoressa Moira Paroni dell'Università degli Studi di Milano per parlarci di interazione tra microbiota e sistema immunitario. A te la parola. Grazie Ilaria, adesso condivido la presentazione. Ditemi solo un attimo se la vedete, perché io ho dei ritardi. Assolutamente sì, Moira. Grazie mille. Allora, con questa presentazione quindi entriamo un attimo nella parte più tecnico-scientifica, sperimentale quindi del progetto, dove siamo proprio andati ad analizzare l'interazione tra le componenti del microbiota dei pazienti con Crohn. In particolare ci siamo focalizzati sulla malattia di Crohn e il sistema immunitario, proprio per andare alla scoperta, alla ricerca di nuovi bersagli terapeutici. Quindi dall'analisi del microbiota intestinale che vi ha appena illustrato la collega del CNR è evidente un netto e specifico aumento di queste enterobatteriacee, qua rappresentate nella sezione gialla, nell'intestino dei pazienti con malattia di Crohn. All'interno di questa famiglia di batteri, l'analisi del microbiota intestinale di questi pazienti ha proprio mostrato un aumento selettivo nei pazienti appunto con malattia di Crohn di un particolare batterio chiamato Escherichia coli aderente invasivo. Questo batterio sembra incontrare quindi nell'intestino dei pazienti con malattia di Crohn delle condizioni molto favorevoli come la disbiosi intestinale, quindi l'alterata composizione della flora intestinale, diversi fattori ambientali e i suoi caratteri, quindi i suoi fattori di virulenza, gli permettono di sopravvivere e moltiplicarsi specificatamente, selettivamente, quindi nell'intestino dei pazienti con malattia di Crohn, vedete, rispetto ai pazienti con rettocolite ulcerosa. Infatti numerosi studi hanno dimostrato come questo batterio AIEC è in grado, grazie ai suoi fattori di virulenza, di invadere le cellule dell'epitelio intestinali, non solo danneggiandole, ma anche inducendo il rilascio di molecole, di elevate quantità di molecole infiammatorie. Inoltre, una volta oltrepassata la barriera intestinale, il batterio AIEC è in grado di interagire con altre cellule del sistema immunitario, come per esempio i macrofagi, all'interno dei quali è in grado anche qua di sopravvivere e moltiplicarsi, attivando nuovamente una risposta infiammatoria, come la produzione per esempio di questa molecola TNF-alfa, che come ha spiegato il professor Caprioli è un bersaglio molto importante di alcune terapie attualmente in uso nell'IBD. E questa TNF-alfa, questa molecola proinfiammatoria ad elevate quantità, induce un danno diretto proprio nelle cellule epiteliali intestinali, aumentando questo circuito di infiammazione. Ma per capire meglio la differenza di virulenza tra questo batterio Escherichia coli aderente invasivo, questo AIEC, rispetto ad altri batteri di questa famiglia, di questi Escherichia coli, ma non virulenti, come possono essere per esempio il probiotico Escherichia coli NISL-1917, che viene appunto utilizzato come probiotico, se noi prendiamo le cellule epiteliali intestinali e le infettiamo con questi due batteri, possiamo osservare come per esempio l'AIEC, l'Escherichia coli aderente invasivo, qua riportato con le barre grigie, rispetto al probiotico Escherichia coli NISL-1917, qua riportato con le barre bianche, è in grado non solo di invadere le cellule epiteliali intestinali, ma nell'arco per esempio di sole 24 ore è in grado di moltiplicarsi, mentre il ceppo probiotico qua nelle barre bianche, vedete, non è in grado di farlo. Ma l'aspetto più importante, che è l'interazione di questo batterio AIEC con le cellule epiteliali, con l'epitelio intestinale, si riflette in una risposta infiammatoria molto elevata, se vedete qua la barra grigia, rispetto all'infezione per esempio all'interazione dell'Escherichia coli NISL del probiotico con le cellule epiteliali. Quindi la risposta infiammatoria in termini di produzione di queste molecole infiammatorie col batterio AIEC è molto elevata. Un altro aspetto molto importante per quanto riguarda la risposta infiammatoria intestinale nella malattia di Crohn
è stato osservato un contributo molto importante dato da quello che viene definito asse IL-23-TH17. Anche in questo caso, come avete sentito prima dal professor Caprioli, la IL-23 è un bersaglio molto importante per alcuni farmaci attualmente in uso. E recentemente molti lavori scientifici hanno descritto avere un ruolo chiave di questo asse IL-23-TH17 nella malattia di Crohn. Questo asse consiste nella produzione da parte di alcune cellule del sistema immunitario, come possono essere le cellule dendritiche, della molecola infiammatoria, appunto, interleuchina 23. A sua volta questa molecola è in grado di attivare tutta una classe di cellule che prendono il nome di linfociti TH17, che a loro volta producono altre molecole infiammatorie che, esattamente come abbiamo visto per il TNF-alfa, sono in grado di danneggiare direttamente l'epitelio intestinale, alimentando e contribuendo quindi all'innesco, all'attivazione di questo asse IL-23-TH17, quindi a tutto il circuito di infiammazione intestinale. E tutte queste molecole infiammatorie, come la 23, l'IL-17, l'interferon gamma, sono state descritte altamente arricchite nel tratto intestinale di questi pazienti con malattia di Crohn. E in questo circuito di infiammazione il batterio AIEC gioca proprio un ruolo estremamente importante. Infatti, se noi di nuovo andiamo a prendere queste cellule in grado di attivare, di produrre la citochina IL-23 e di attivare i linfociti TH17 e li infettiamo, le trattiamo di nuovo con il nostro batterio AIEC oppure con il nostro probiotico Escherichia coli NISSEL 19-17, possiamo vedere di nuovo nella barra grigia AIEC che l'AIEC è in grado di persistere all'interno di queste cellule dendritiche, mentre il nostro probiotico, l'Escherichia coli NISSEL 19-17, non è in grado di persistere all'interno di queste cellule. Ma anche a livello di infiammazione, di nuovo, abbiamo che questo batterio AIEC induce la produzione e il rilascio di elevate quantità di citochine, come l'interleuchina 23, che è correlata in questa attivazione nell'asse IL-23-TH17. Quindi, visti tutti questi diversi contributi a vari livelli e con diverse cellule del sistema immunitario di questo batterio AIEC, ci siamo chiesti se fosse possibile intervenire sulla disbiosi intestinale per bloccare la virulenza di questo batterio e di conseguenza a valle ridurre la risposta infiammatoria intestinale. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un passo indietro, siamo ripartiti dall'analisi del microbiota intestinale condotta con i colleghi del CNR, con la dottoressa Clarissa Consolandi, dalla quale accanto al selettivo aumento specifico nei pazienti con malattia di Crohn di questo batterio Escherichia coli aderente invasivo, è stato osservato, abbiamo visto, che c'è una diminuzione selettiva nei pazienti con malattia di Crohn di questo filum firmicutes, ma di cui conosciamo benissimo chi ne fa parte, per esempio i nostri amici probiotici lattobacilli. E anche una riduzione rispetto alle classiche analisi del microbiota dei soggetti sani di actinobatteria, dove troviamo un'altra classe di probiotici famosa, i bifidobatteri. Quindi quello che abbiamo fatto è analizzare diversi ceppi di lattobacilli e di bifidobatteri per capire se fossero in grado di inibire la virulenza del batterio AIEC, sia per quanto riguarda la sua interazione con la barriera epiteliale intestinale, sia per quanto riguarda l'attivazione dell'ormai famoso asse IL-23-TH17. Quindi cosa abbiamo fatto? Siamo andati a prendere due ceppi di due batteri, lattobacilli e due batteri di bifidobatteri, e siamo andati ad analizzare la loro interazione con la barriera intestinale epiteliale, sia in termini di invasione del batterio AIEC e danneggiamento delle cellule epiteliali, sia in termini di risposta infiammatoria. E i nostri risultati, analizzando singoli batteri probiotici, hanno dimostrato che, appunto, utilizzati singolarmente, qua vedete la percentuale di invasione, quindi di virulenza e sopravvivenza posta al 100% del batterio AIEC da soli, in presenza di questi probiotici, quindi di lattobacilli nella barretta blu o i bifidobatteri nelle barre viola, sono in grado di ridurre
l'invasione e la sopravvivenza di AIEC nell'epitelio intestinale di una percentuale molto elevata, il 60% di riduzione quasi abbiamo osservato nelle cellule epiteliali intestinali. Stesso importante risultato per quanto riguarda la risposta infiammatoria. Il trattamento con i probiotici era in grado, utilizzati singolarmente sulle cellule epiteliali, riduceva drasticamente la produzione di molecole infiammatorie, come l'interleuchina 8, da parte delle cellule epiteliali appunto infettate con questo batterio AIEC. Dopodiché, quindi, cosa abbiamo fatto? Siamo andati ad analizzare anche l'effetto di questi ceppi probiotici sull'attivazione dell'ACL23-TH17 da parte del batterio AIEC. In questo caso, visto che sembra essere particolarmente disregolato questo asse in maniera selettiva nei pazienti con malattia di Crohn, quello che abbiamo testato e paragonato è l'effetto dei singoli ceppi probiotici, batteri probiotici, sulle cellule immunitarie, e in pratica quelle che è in grado di produrre interleuchina 23, attivare quindi questo ACL23-TH17, isolate da paziente con malattia di Crohn, da paziente con rettocolite ulcerosa e da soggetti sani. Anche i risultati di questa analisi hanno mostrato un grande effetto dei ceppi probiotici di ridurre la persistenza del batterio AIEC all'interno di queste cellule del sistema immunitario, le cellule dendritiche, isolate da soggetti sani. Infatti abbiamo osservato una riduzione di circa il 60% con il trattamento dei con i lattobacilli. Molto simili i risultati ottenuti con le cellule dendritiche isolate da paziente con rettocolite ulcerosa. Quando invece siamo andati a testare l'effetto di questi probiotici sulle cellule isolate da paziente con Crohn, dove appunto AIEC è in grado di persistere ed è selettivamente arricchito, come abbiamo visto dall'analisi del microbiota, questi probiotici non avevano una riduzione significativa sulla capacità appunto di ridurre la persistenza di AIEC all'interno delle cellule del sistema immunitario. Stessi risultati per quanto riguarda appunto la risposta infiammatoria. Una significativa riduzione delle citochine proinfiammatorie nelle cellule infettate con AIEC isolate da donatori sani e da rettocolite ulcerosa, mentre se noi andavamo a vedere l'effetto di questi probiotici sulle cellule isolate da paziente con malattia di Crohn, questi probiotici testati su queste cellule singolarmente non avevano questi effetti osservati invece negli altri donatori, negli altri soggetti. Visti per cui tutti questi risultati, in cui emergeva chiaramente questa difficoltà dei singoli probiotici più comuni di bloccare la virulenza di AIEC in modo selettivo, poi soprattutto nei pazienti con Crohn, e di innescare questo asse infiammatorio IL23-TH17, l'obiettivo del progetto PATHOS è stato proprio quello, finanziato da Fondazione Cariplo, di caratterizzare i meccanismi di AIEC coinvolti nell'attivazione di questo asse IL23-TH17, per individuare dei punti deboli, dei bersagli da colpire per inibire la sua virulenza. Per cui cosa abbiamo fatto? Siamo ripartiti dal batterio AIEC e abbiamo preso il suo genoma e abbiamo eliminato uno alla volta tutti i suoi geni, costruendo quindi una libreria di migliaia e migliaia di batteri diversi dal batterio AIEC di partenza per un singolo e soltanto un singolo gene. E quindi siamo andati a testare ogni singolo batterio che differiva dal batterio AIEC di partenza per un solo e soltanto un solo gene per la sua capacità di attivare questo asse IL23-TH17. In questo modo quindi siamo andati alla ricerca di quel batterio non più in grado di attivare questo asse. E questo è molto importante perché, trovando quel batterio non più in grado di attivare questo asse IL23-TH17, noi siamo stati in grado di trovare dei nuovi bersagli per bloccare la virulenza di AIEC. Ed è proprio questo quello che abbiamo fatto. Abbiamo infettato quindi le cellule dendritiche del sistema immunitario con tutti i batteri che noi abbiamo ottenuto mutando, quindi colpendo un singolo gene alla volta, e siamo andati a testare quindi la sopravvivenza nelle dendritiche e la risposta infiammatoria. E i risultati che abbiamo qua ottenuto, qua vedete ogni singolo puntino corrisponde ad ogni singolo batterio che noi abbiamo testato
ok? Sia per quanto riguarda appunto la sopravvivenza che la risposta infiammatoria, e quello che abbiamo fatto da questi risultati, abbiamo selezionato soltanto i batteri con una riduzione della virulenza superiore al 60%, qua vedete nella barra verde. Questi geni, quindi da questi batteri siamo tornati indietro per vedere dove era il gene mancante, e questo rappresenta un risultato estremamente importante, perché appunto il gene mancante non permetteva a questo batterio di attivare l'asse IL23TH17, e quindi rappresentano dei bersagli fisici, questi geni, contro i quali si potranno andare a sviluppare degli inibitori specifici per colpire, per bloccare la virulenza di Hayek, e quindi saranno il focus dei nostri progetti di ricerca nei prossimi anni. Quindi riassumendo i risultati che grazie a questo progetto PATHOS noi abbiamo raggiunto, grazie a tutto il Teams che vedrete dopo, abbiamo quindi caratterizzato la diversa efficacia dei ceppi probiotici nel Crohn rispetto alla rettocolite ulcerosa, e abbiamo capito il perché, abbiamo compreso i meccanismi di attivazione dell'asse IL23TH17 da parte del batterio Hayek, e abbiamo anche individuato dei veri e propri nuovi bersagli per ridurre contemporaneamente la virulenza di Hayek e la conseguente infiammazione intestinale. E questo ci permetterà appunto nel prossimo futuro di studiare lo sviluppo di inibitori specifici contro questi geni target di Hayek, per proporre quindi nuove strategie terapeutiche basate proprio sull'inibizione di questi geni target. Io vi ringrazio e ridò la parola a Ilaria per le eventuali domande. Eccomi, allora abbiamo raccolto delle domande dalla sezione chat di YouTube che abbiamo trasferito nella sezione chat di questa Zoom, quindi le potete leggere da lì. E in più ricondivido lo schermo perché qualche domanda in più rispetto a prima si è aggiunta, eccola qui, quindi se come prima vi invito. Allora io vedo innanzitutto molte domande sul trapianto fecale, ma io penso che l'unica persona veramente focus su questa tecnica e davvero che vi possa rispondere possa essere la dottoressa Facciotti, quindi io non mi cimento in queste risposte, mi dispiace, lascio proprio la parola a lei perché è l'esperta del campo. Se siamo tutti d'accordo magari rispondo dopo che vi ho fatto vedere un po' la presentazione, che così almeno quindi su questo poi magari molte si rispondono già durante la presentazione. Ok, quindi su queste io salto proprio a pie pari. Altre domande? C'è una domanda sulle manifestazioni extraintestinali delle malattie infiammatorie croniche intestinali, ed è in effetti una domanda molto importante, qualche risposta ce l'abbiamo. Sapete che nelle malattie infiammatorie croniche intestinali ci può essere un'associazione con altre problematiche di natura articolare, di natura cutanea, di natura oculare, e spesso queste manifestazioni extraintestinali purtroppo non vanno di pari passo con l'attività della malattia intestinale, cioè spesso è possibile controllare molto bene la malattia intestinale, ma le manifestazioni extraintestinali hanno un po' una loro strada, ecco. Sono molti studi ovviamente in questo ambito, lo studio del microbioma è sicuramente uno di questi, e vi anticipo ad esempio che nei prossimi anni vedremo una bella, probabilmente sviluppo di terapie dedicate al microbioma fecale anche per uno dei sintomi che molti di voi sicuramente hanno sperimentato e che dà molti problemi ai pazienti con IBD, che è la fatigue. Probabilmente c'è un ruolo importante del microbioma nella fatica associata alle malattie infiammatorie croniche intestinali, così come c'è probabilmente un ruolo del microbioma anche nelle patologie di natura articolare, ecco. In altri casi invece è un meccanismo prettamente immunologico che può essere controllato o meno dai farmaci biologici, ecco. Confermo che poi parleremo dei farmaci invece del trapianto di feci, Federica, mentre invece
C'erano qualche domanda sui probiotici che possono essere utilizzati nelle malattie infiammatorie croniche intestinali. Devo dire che ad oggi purtroppo le evidenze in pazienti con colite ulcerosa non sono tantissime, però il probiotico che tu hai citato, Moira, che è l'ECN, Escherichia coli NISL, è sicuramente il probiotico in colite ulcerosa in cui ci sono più evidenze cliniche, ad esempio può essere utilizzato o in sostituzione o in associazione alla mesalazina per alcune forme di colite ulcerosa non particolarmente severa ma refrattaria alle terapie. E quindi devo dire che è sicuramente uno degli standard del trattamento di queste malattie. Penso, Ilaria, che possiamo passare a parlare di trapianto fecale. Perfetto, quindi lascio la parola alla dottoressa Federica Pazzotti. Sì, condivido lo schermo e mi sentite? Allora, intanto ringrazio tantissimo gli organizzatori per poter essere qui e raccontare un po' non solo quello che sta succedendo nell'innovazione delle terapie sul microbiota, ma anche un po' per raccontare un po' anche quello che abbiamo fatto noi in questi anni in collaborazione con il gruppo del professor Caprioli, il gruppo della professoressa Paroni. Sono tanti anni che lavoriamo insieme e siamo partiti, diciamo, dallo studio dell'immunologia, perché di fatto siamo tutti immunologi, però poi nel studiando le malattie croniche infiammatorie intestinali abbiamo capito chiaramente che il microbiota era un po' l'elefante nella stanza, che quindi non si poteva evitare di studiarlo, ma soprattutto poi negli anni abbiamo capito che non solo è importante studiarlo, ma è importante anche trattarlo. E da qui è anche nata un po' l'idea di PATHOS 17 e anche poi quello che vi farò vedere. Non siamo gli unici che studiano questa cosa, ci sono tanti gruppi nel mondo, in Europa, in Italia, che studiano questa cosa. E quindi un po' è sicuramente un argomento di grande fermento, è sicuramente qualcosa che sta accadendo in questo momento. Come diceva il professor Caprioli prima, ci sono trattamenti che sono oggi, trattamenti che sono nel brevissimo futuro e trattamenti che ci saranno probabilmente nel futuro immediato, quindi non sarà magari l'anno prossimo, ma nel giro di qualche anno sicuramente i trattamenti che si indirizzano verso la modulazione della flora intestinale probabilmente diventeranno, non dico pratica clinica, ma sicuramente saranno molto molto applicati. Con questa premessa, quello che voglio semplicemente sottolineare è che tutto quello che vi farò vedere è, nella stragrande maggioranza dei casi, frutto di ricerca, nel senso che è ancora a livello prevalentemente sperimentale. Quindi anche alcune domande che sono state fatte, questi trattamenti possono essere fatti oggi, qualcuno sì, qualcuno no, e cercherò di sottolinearlo man mano che vado avanti nella presentazione. Quindi ringrazio anche i relatori precedenti perché hanno fatto delle ottime introduzioni, quindi io passo direttamente al punto, non vi tedio di nuovo con tutte le slide che avete già visto, ma vado direttamente a quello che era stato un po' sottolineato precedentemente, che il microbiota intestinale è un tessuto dinamico, è qualcosa che varia durante la vita delle persone, dall'infanzia all'età adulta, varia anche a seconda di quello che si mangia, varia a seconda delle infezioni, varia a seconda delle malattie e quindi questo dobbiamo immaginarlo proprio come qualcosa, come uno storno, come un qualcosa che si muove e a me piace molto questa immagine perché io me lo immagino così, il microbiota intestinale, qualcosa che si muove e che non è mai statico, ma è molto dinamico. E con questo in mente dovete anche pensare che quindi quello che succede nella vita di una persona, diciamo, che non ha una malattia cronica intestinale, succede comunque, cioè quindi il microbiota è comunque dinamico, però diciamo che un paziente con la malattia di Crohn o diretto colite ulcerosa, questo si vede ancora in maniera più evidente. Quindi se i pallini verdi sono diciamo persone che non hanno le malattie croniche intestinali e vedete che
i pallini non sono fermi in un unico punto, quindi questa è la rappresentazione del microbiota in tempi diversi, cioè in momenti diversi della vita di una persona, si muovono. Questo è un paziente con una colite ulcerosa che il cui microbiota cambia a seconda del tipo di malattia, a seconda del trattamento, magari ha preso degli steroidi, magari ha preso un anti-TNF e quindi cerca di portarsi verso una, diciamo, a essere più simile al microbiota di una persona sana, e lo stesso vale per un paziente con la malattia di Crohn, ma chiaramente questo non si sovrappone, quindi dovete anche immaginare che le terapie che vanno a cercare di modificare il microbiota difficilmente porteranno il microbiota di un paziente con MICI a sovrapporsi completamente alla immagine, alla fotografia di una persona che le MICI non ce le ha. Quindi l'obiettivo della modulazione del microbiota intestinale in un paziente con infiammazione intestinale è quello di cercare di avvicinarsi il più possibile ad uno stato di equilibrio che renda anche il sistema immunitario più spento. Poi la sovrapposizione non ci sarà. Però che cosa si può fare adesso? Cioè quali sono gli approcci terapeutici di cui parlavamo prima e che hanno proprio l'idea di andare a targettare il microbiota intestinale? Allora è chiaro, il microbiota intestinale nel paziente con malattia franca intestinale è disbiotico, ormai questa parola l'abbiamo imparata, e quindi se ci sono dei batteri che non ci piacciono, li eliminiamo con gli antibiotici. Vedremo che non è sempre, diciamo, la strategia più corretta. Oppure cerchiamo, come è stato fatto anche con l'obiettivo di PATHOS, di cercare di rigenerare invece un microbiota il più sano possibile, il più simile possibile a quello di una persona sana. E quindi qui intervengono, diciamo, i probiotici, l'FMT, i consorzi microbici, di cui poi vi parlerò, che è un po' l'evoluzione dell'FMT, l'evoluzione intelligente dell'FMT. E poi, se il microbiota intestinale è qualcosa che vive dentro di noi e si nutre anche, diciamo, noi ci nutriamo e nutriamo anche il microbiota intestinale, forse anche il fatto di utilizzare o mangiare o ingerire, diciamo, delle sostanze che possono in qualche modo favorire un certo tipo di composizione microbica intestinale, forse questo può portare verso sempre più ad una microbiota da disbiotico a più simile a quello di una persona che le MICI non ce le ha. E un'ultimissima cosa, però, di cui non ne parlerò, siccome il microbiota intestinale, di nuovo, è una struttura dinamica e quindi è vivo, agisce, fa cose, produce cose, e sono proprio le cose buone che produce che contribuiscono a mantenere l'intestino in uno stato di salute, allora forse se noi riusciamo a indovinare, a capire, a studiare quali sono queste sostanze buone, benefiche, magari possiamo dare solo quelle. Ecco, questa è proprio l'ultimissima frontiera della ricerca su cui proprio si sa pochissimo, però volevo nominarvela perché questo è proprio il futuro più futuro. Quello che invece di cui parlerò adesso è il futuro presente e quasi immediato. E si parlava tantissimo di FMT. L'FMT ha avuto una grandissima eco mediatica, perché comunque negli ultimi anni, i primi studi sono del 2015, sono veramente ieri. E sono stati fatti questi studi in pazienti con colite ulcerosa, lieve e moderata, in cui è stato utilizzato come approccio terapeutico il trasferimento di materiale fecale attraverso colonoscopia, originato, derivato da soggetti sani, in pazienti appunto con colite ulcerosa. Questi quattro studi sono stati di grande successo, perché comunque un paziente su tre aveva ottenuto dei risultati molto positivi e addirittura di remissione e il microbiota, l'analisi del microbiota di questi pazienti aveva dimostrato che effettivamente era diventato molto più simile a quello del donatore. Poi ci sono stati diversi studi che sono stati fatti per capire quali fosse quante volte dovesse essere utilizzato, quante volte dovesse essere somministrato, per quanto tempo durava questa capacità del microbiota di rimanere simile a quello del donatore, e appunto questo è tutto argomento di ricerca.
E adesso, appunto, tra le tante cose che stanno facendo, ci sono in questo momento più di 70 studi clinici nel mondo, sia che su pazienti di BD, Crohn, malattia di Crohn e retocolite ulcerosa, e anche pediatrici, sia da soli che in combinazione con altri trattamenti. Come diceva il professor Caprioli prima, oltre all'ABD, quindi al trattamento nell'ABD, l'FMT funziona molto 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 bene nei pazienti con infezione da clostridio difficile, soprattutto quelle ricorrenti e antibiotico resistenti. In quei casi il trapianto di feci è assolutamente di grandissimo successo su praticamente tutti i pazienti. Nei pazienti di colite ulcerosa, che sono gli studi che sono stati pubblicati, funziona su un paziente su tre. E l'argomento della ricerca è proprio quello di capire perché non funziona negli altri. La risposta, già ve lo dico, non si sa. Quindi non è noto, ci stiamo tutti un po' lavorando. Quello che vi posso dire però è che sicuramente nei pazienti con colite ulcerosa, in quel un paziente su tre è trattato con FMT, sia che sia trattato con colonoscopia, in America poi hanno anche invece utilizzato un approccio diverso, quindi con delle pillole liofilizzate, e funziona, quindi in pazienti con retocolite ulcerosa funziona. Nei pazienti di malattia di Crohn c'è un solo studio attualmente pubblicato che dice che funziona anche in questo caso su un gruppo molto preciso di pazienti non in fase attiva e con una malattia abbastanza lieve. E poi è stato pubblicato anche un lavoro, non è stato ancora pubblicato, ma è stato presentato al congresso americano, che funziona anche sui pazienti pediatrici. Nei bambini, proprio per la dinamicità e forse ancora il fatto che siano, che il microbiota nei bambini sia ancora così malleabile, questo potrebbe essere effettivamente un buon target di iniziare, ma in generale le terapie col microbiota forse funzionano meglio, potrebbero funzionare meglio nei bambini che negli adulti, ma questo di nuovo è tutto da dimostrare. Siccome però la sicurezza del paziente è sempre al primo posto, chiaramente trasferire del materiale di cui noi conosciamo abbastanza la composizione, ma non la conosciamo poi del tutto, ci sono ancora non è possibile conoscere al 100% quello che è di cui è composto l'FMT. L'idea è quella, a questo punto noi, se sappiamo quali sono i batteri buoni, trasferiamo solo quelli. E questo è il concetto di consorzio microbico. Quindi se io conosco quali sono i batteri che sono benefici e che fanno assomigliare di più la flora batterica del paziente con mici ad un paziente che ad una persona sana, a questo punto trasferisco solo quelli, modificandoli in maniera intelligente, perché per esempio passino lo stomaco senza essere degradati dai succhi gastrici, possano produrre delle sostanze benefiche, quelle che vi dicevo prima, i postbiotici. E c'è uno studio clinico che è stato pubblicato recentemente che effettivamente dice che funziona. Altro modo per agire sulla flora microbica, vi dicevo prima, l'antibiotico. L'antibiotico sicuramente ha, se noi ipotizziamo che i batteri siano la causa, i batteri disbiotici nei pazienti con mici siano la causa dell'attivazione, cioè del sistema immunitario, chiaramente il razionale è li tolgo e questo, ho tolto la causa. Però il problema, e ci sono stati molti studi che hanno provato a valutare quali antibiotici fossero migliori per fare questo effetto. Però ricordiamoci che ci sono delle linee guida che dicono che non è suggerito utilizzare gli antibiotici in maniera prolungata per le ovvie ragioni di generazione della resistenza, ma soprattutto che devono essere utilizzati in casi molto specifici, molto particolari, sia nei pazienti con malattia di Crohn che pazienti con retocolite ulcerosa. Perché bisogna sempre mantenere appunto questo
equilibrio fra gli effetti positivi di eliminare questi batteri, ma anche gli effetti potenzialmente negativi di un utilizzo prolungato degli antibiotici. Noi abbiamo anche, però appunto le evidenze ci sono che qualche antibiotico funziona particolarmente bene, come per esempio il metronidazolo. Allora abbiamo fatto anche noi degli studi proprio per capire perché il metronidazolo funziona così bene. Ora non entro nel dettaglio, però abbiamo visto che uno degli effetti del metronidazolo sulle cellule del sistema immunitario è proprio quello di mantenere, il metronidazolo di per sé agisce su una popolazione di batteri, eliminando dei batteri appunto negativi, potenzialmente dannosi, e invece mantenendo dei batteri che hanno una funzione invece di protettiva e che possono stimolare le cellule del sistema immunitario dell'intestino in senso appunto protettivo, di spegnimento dell'infiammazione, e quindi questo probabilmente è uno dei motivi per cui il metronidazolo funziona abbastanza bene. Ultimissimo punto che volevo trattare è quello che dicevo appunto della dieta. Si potrebbe parlare per ore di come sia importante in generale quello che mangiamo, perché quello che mangiamo noi nutre sicuramente noi, ma nutre anche la nostra flora intestinale. Quindi è ovvio che mangiare sano, mangiare variato, mangiare la dieta mediterranea, noi siamo anche particolarmente fortunati a vivere in Italia e questo ci mette già nella condizione di avere un grande effetto positivo nei confronti della nostra flora intestinale, però è ovvio che magari si può spingere un pochino più in là. Il fatto degli approcci nutrizionali poi abbiano effettivamente un impatto duraturo su una patologia come le MICI, questo purtroppo al momento attuale non ha trovato dei riscontri diciamo solidi. Ci sono stati tantissimi studi, moltissimi, che hanno provato a effettuare degli approcci dietetici di supplementazione di diversi composti contemporaneamente ad altri trattamenti farmacologici oppure da soli in pazienti in remissione. Però devo dire che non c'è un consenso sul fatto che questi trattamenti abbiano poi effettivamente un effetto duraturo. Sicuramente uno degli approcci dietetici che funziona meglio, ma probabilmente lo sapete, è la nutrizione enterale, soprattutto nel bambino. Quest'anno al congresso americano sono stati presentati tantissimi studi che studiavano proprio questo aspetto, l'aspetto della dieta nel mantenimento oppure nell'effetto sulla malattia, sia nei pazienti di colite ulcerosa che nei pazienti di malattia di Crohn, ma devo dire che diciamo, se andiamo poi a guardare i risultati alla fine, purtroppo non si ha un effetto così chiaro. Il mio consiglio, ma non solo il mio, ma penso che in generale, meglio si mangia, meglio è. E questo penso che sia, non lo debba dire io. Quello che diciamo vi ho, che in questo momento è l'approccio terapeutico alle malattie croniche intestinali, lo sapete benissimo, quello attuale è quello che fa che ha come obiettivo quello di spegnere la risposta immunitaria nella lamina propria, ed è quello che ha raccontato precedentemente il professor Caprioli. Invece quello che diciamo potrebbe essere il futuro a brevissimo termine, quello di agire sul microbiota, secondo me, ma non solo secondo me, anche secondo molte persone che lavorano nel campo, probabilmente la vera vittoria potrebbe essere di agire contemporaneamente su entrambi, perché se il microbiota è, diciamo, la causa del mantenimento delle cellule in uno stato attivo, io posso spegnere la risposta infiammatoria, ma la causa non la tolgo mai. Se invece io riesco anche a riportare il microbiota ad uno stato di salute, forse ho fatto bingo. E questo è un po' quello che penso che nei prossimi anni vedremo. La presenza di terapie combinatoriali che contemporaneamente andranno ad agire sull'attivazione del sistema immunitario e anche sul riequilibrio della flora intestinale. Grazie a tutti. Eccoci.
Quindi, durante l'ultima presentazione abbiamo raccolto nuove domande da YouTube che abbiamo scritto in chat e ricondivido lo schermo con Mentimeter nel caso qualcun altro abbia utilizzato anche questo canale. Direi che c'è subito la domanda per Moira: fra quanto tempo potrebbero essere sviluppati questi nuovi farmaci inibitori dei geni target di AIEC? Moira, che cosa racconti ai nostri pazienti? Allora, no, come ho detto nella presentazione, saranno i target che grazie a questo progetto abbiamo individuato, saranno sicuramente lo studio, il focus dei prossimi nostri studi, dei prossimi nostri progetti. Sono target fisici, quindi non sono proteine sconosciute, non sono geni che non sappiamo cosa fanno o che dobbiamo studiarli, ma sono geni noti. Quindi il tempo che riusciremo a sviluppare o studiare inibitori contro questi geni non sarà lunghissimo, appunto perché sono geni con funzioni note. Quindi siamo molto orgogliosi di questo successo, di questi geni ottenuti, di questi target che abbiamo analizzato e osservato, e riflettono esattamente anche quello che ha detto Federica: colpire su più fronti, colpire non solo la virulenza di AIEC per spegnere a valle l'infiammazione. Quindi non ci vorranno anni, ecco, sono target futuri, prossimi a essere sviluppati, sì. No, io volevo aggiungere che in effetti il futuro, l'ultima slide della professoressa Facciotti è molto esplicativa in questo senso. Il futuro probabilmente è una terapia di combinazione. Cioè, in effetti si sta già iniziando a ragionare sulla possibilità, tramite alcuni marcatori, di predire lo sviluppo futuro delle malattie infiammatorie croniche intestinali con addirittura anni di anticipo attraverso dei anticorpi che sono già in circolo nei pazienti anni prima lo sviluppo delle manifestazioni cliniche delle malattie infiammatorie croniche intestinali. E probabilmente quello, prima che si scateni una infiammazione vera e propria, patologica, potrebbe essere il momento di utilizzare dei farmaci che modulano il microbioma per prevenire lo sviluppo delle malattie. E in una seconda fase, quando si riesce a spegnere l'infiammazione con i farmaci, un supporto per sulla appunto modulazione della flora batterica potrebbe essere fondamentale per prevenire le recidive. E questo è molto già ben chiaro nella prevenzione, ad esempio, della recidiva post-chirurgica della malattia di Crohn. Oggi noi sappiamo che se in qualche modo riusciamo, tramite vari meccanismi, in particolare in alcuni casi questa cosa si ottiene con l'utilizzo di una stomia temporanea, a prevenire il contatto fra la flora batterica intestinale e la mucosa in pazienti con malattia di Crohn dopo l'intervento chirurgico, siamo in grado di prevenire completamente lo sviluppo di infiammazione. Quindi è chiaro che è la flora batterica intestinale l'elemento fondamentale per la instaurazione di una recidiva di malattia di Crohn dopo l'intervento. E quindi probabilmente quello sarà un altro momento fondamentale in cui poter prevenire realmente con dei farmaci che agiscono sulla flora batterica intestinale lo sviluppo di infiammazione intestinale. Il trapianto di feci è chiaramente un approccio interessantissimo che probabilmente verrà nei prossimi anni, un po' visto che non è molto semplice da sviluppare, soppiantato da questi nuovi consorzi microbici, sempre estratti da feci umane, ma che possono essere somministrati per via orale, ed è moltissime company in giro per il mondo ci stanno lavorando, e probabilmente questo è il futuro. Sono efficaci. Sono efficaci in una buona percentuale di pazienti con colite ulcerosa e anche per tutta una serie di altre applicazioni di tipo terapeutico, ma sicuramente è un approccio interessante. Ecco, una persona di voi chiedeva sulla possibilità di fare il trapianto fecale in pazienti con ileostomia. Questo non è ad oggi, diciamo, una cosa che è stata mai provata. Non escluderei che attraverso alcuni approcci, appunto quello per via orale con questi consorzi microbici incapsulati, possa essere utilizzato. Però è una cosa sicuramente interessante. E in effetti tutto il mondo sta andando in quella direzione,
modulazione della flora batterica in combinazione con le terapie antinfiammatorie. Sono due cose che non sono alternative, ma sono complementari e saranno sempre più complementari. La dottoressa Facciotti può dare l'indicazione bibliografica della Oral Live Macrobiome Therapeutics su Gastroenterology. Abbiamo dei pazienti molto Giuseppe, siamo abbastanza abituati in realtà ai nostri pazienti che sono molto esperti, alcuni di questi sono molto esperti. Adesso, mentre la dottoressa Facciotti la cerca, mi sembra il dottor Coppolino che voleva rispondere alla domanda che citava l'associazione. Prego, Giuseppe. Grazie Flavio, sì, mi fa molto piacere, non avevo dubbi sul fatto che i nostri pazienti siano particolarmente esperti e informati, proprio perché li educhiamo a cercare informazioni sui canali adeguati, opportuni. Ecco, vedevo una domanda che citava la possibilità di accelerare le tempistiche di approvazione dei farmaci, quelli che sono già in uso all'estero, e accelerare queste tempistiche ovviamente qui in Italia. Devo dire onestamente che i passaggi non possono essere saltati, e Flavio, se vuoi aiutarmi a riassumere quali sono i passaggi di approvazione, lo possiamo fare molto brevemente. Tuttavia va detto che mai come ora, amici, è presente in tavoli istituzionali che sono molto importanti. Un ultimo, quella commissione interparlamentare che è stata creata grazie alla spinta della Presidente Previtali, che ha preceduto lo scorso aprile, e che ci permettono di essere influenti nei momenti decisionali. Ecco, quindi da questo punto di vista sicuramente faremo la nostra parte, mai come oggi possiamo farlo in maniera assolutamente efficace. Ribadisco che non potremo far saltare i passaggi come è avvenuto nell'ultimo anno e mezzo per alcuni delle situazioni che abbiamo vissuto, ma certamente faremo la nostra parte. Adesso ci siamo abituati alla warp speed con i vaccini, però hai perfettamente ragione. Insomma, il problema in alcuni casi, penso che questa domanda si riferisca a quello, non sta tanto nella approvazione, perché l'approvazione, una volta che l'Associazione Europea del Farmaco, EMA, approva un farmaco, in teoria appunto il farmaco viene rapidamente approvato anche da AIFA, sta nella rimborsabilità. Ed è lì ad oggi il vero cuoio di bottiglia. Tofacitinib è arrivato più tardi rispetto al resto d'Europa in colitis ulcerosa in Italia, proprio per un problema di rimborsabilità che non era inizialmente rimborsato, nonostante EMA l'avesse approvato già 2 anni fa. Ed è quello sicuramente, Giuseppe, e io... lavorerò insieme a voi anche su questo, insomma, su quello su cui si può fare veramente un po' di azione a livello di quella commissione parlamentare che Associazione Amici è riuscita ad ottenere per le malattie infiammatorie croniche intestinali. Su cercare di, non dico fare pressione, però sicuramente sensibilizzare AIFA a una rapida rimborsabilità dei farmaci che vengono approvati a livello europeo. Questo è fondamentale, ecco. Grazie mille. Allora, la dottoressa professoressa Facciotti ha messo la referenza del lavoro. Ecco, forse un'ultima domanda e un'altra cosa interessante, non so se Federica vuole rispondere. Una volta che si è riusciti a ottenere magari la remissione dopo trapianto di feci in un paziente con colite ulcerosa, come si fa a mantenere questa remissione? Ecco, dici un po' che cosa succede ai batteri una volta che li abbiamo innestati col trapianto fecale in un paziente. Dobbiamo rifarlo il trapianto? Possiamo utilizzare altri meccanismi? Allora, questo è esattamente uno degli studi che stiamo facendo, perché appunto nel paziente di colite ulcerosa si è visto che solamente un paziente su 3 riesce poi a mantenere questa remissione. Lo studio del microbiota di questi pazienti dimostra che quelli che sono andati in remissione effettivamente erano quelli che sono riusciti a mantenere per
più lungo tempo questa, questo trapianto, quindi di mantenere la flora microbica più verso quella del donatore rispetto a quella loro precedente. E quindi il razionale degli studi successivi è stato quello di continuare a dargliela. Quindi se noi facciamo una multi infusione, ad esempio la prima in uno studio, quello uno pubblicato nel 2017, molto, che ha funzionato benissimo, la prima infusione veniva fatta con colonoscopia e altre 8 infusioni una settimana con cristere, beh, questi pazienti alla fine avevano un mantenimento più duraturo, qualcuno addirittura per un anno la flora microbica rimaneva simile a quella del donatore. Ora, il razionale che noi abbiamo pensato che potesse essere alla base di questo successo verso l'insuccesso è che alla fine stai trasferendo come se fosse un trapianto proprio di un tessuto vivo, ed esattamente come il trapianto di un organo, di un rene, di una cornea, eccetera, richiede un match, una capacità del donatore e del ricevente di incontrarsi e di non rigettarsi, la stessa cosa succede secondo me, secondo noi, con il microbiota. Quindi, essendo un tessuto vivo, bisogna trovare il match giusto, proprio come un trapianto. Quindi probabilmente nella comprensione di quali sono i meccanismi per cui il donatore e il ricevente si piacciono di più uno rispetto ad un altro, forse questo ci spiegherà e aumenterà la rate di successo da un terzo a due terzi, o magari tutti, se riusciamo a individuare il best match. Bene, direi, Giuseppe, non so se vuoi chiudere tu, abbiamo, penso, esaurito la gran parte delle domande che erano state fatte, come sempre molto molto focalizzate dei nostri pazienti, e appunto ti lascio la parola per la chiusura e per i ringraziamenti. Allora, per quello che riguarda i ringraziamenti, io ho già accennato all'inizio e credo che è il caso poi di lasciare invece la parola a Moira, che ha piacere sicuramente di... Sì, grazie. Lasciatemi 5 minuti per il senza di loro non si sarebbe mai potuto fare e sviluppare questo progetto. Se posso proprio condividere questa slide, così solo per farvi vedere il contributo dei vari gruppi a questo progetto. Ditemi sempre se vedete. Diamo dei bellissimi fiori. Sì, un attimo che... Ok, dovreste vedere adesso la presentazione con i vari contributi. Ditemi se la vedete. Per sì, 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 sì. Oh, grazie, quindi lasciatemi spendere solo proprio due parole brevissime per dei ringraziamenti, perché ci tengo particolarmente a ringraziare innanzitutto il gruppo del professor Caprioli, e perché senza di loro e senza la connessione con la clinica e senza la sua esperienza nell'IBD non avremmo mai potuto neanche pensare questo progetto. E se volete andare a vedere, sul sito ci sono anche le prime interviste che abbiamo fatto per questo progetto. Vorrei ringraziare particolarmente le persone che hanno contribuito, che hanno effettivamente fatto questi esperimenti che vi abbiamo fatto vedere oggi. In primis la dottoressa Gabriella Leccese, che ha fatto tutti gli esperimenti su AIEC, sulla libreria, sui probiotici, aiutata dalla dottoressa Alessia Bibi. Ma un grazie enorme va all'unità di genomica, all'Istituto di Tecnologie Biomediche, in particolare alla dottoressa Clarissa Consolandi, che è responsabile di unità di questo progetto. Senza di loro e il loro aiuto, l'analisi del microbiota non ci sarebbe assolutamente possibile farla, quindi un grazie particolare a lei e a tutto il suo gruppo, Camilla Ceccarani, Tania Camboni, Marco Severnini. Un grazie particolare davvero al gruppo di Clarissa per il contributo
contributo a questo progetto PATHOS TH17 e al contributo scientifico della dottoressa Federica Facciotti e al suo splendido gruppo di ricerca. Grazie davvero, perché senza questa unione, senza questo aiuto di tutti questi gruppi di ricerca, il progetto PATHOS non avrebbe avuto il successo che ha ottenuto fino ad oggi, i risultati che abbiamo ottenuto non sarebbero stati possibili. Quindi grazie davvero a tutti questi gruppi di ricerca e alle persone che hanno contribuito a questi risultati. Grazie, grazie davvero. Ecco, se posso proprio aggiungere l'ultimissima cosa, riprendendo quello che dicevo anche all'inizio, credo che sia venuto fuori l'importanza di quello che è lo studio, di quello che è la ricerca, di quello che è il lavoro di squadra, tutte queste persone che hanno lavorato oggi, probabilmente Flavio, di tu il tempo, ci permetteranno di andare a comprare dei farmaci o di avere delle terapie che in maniera molto più efficace di quanto magari oggi possiamo immaginare, ci daranno una qualità di vita ancora migliore rispetto ad oggi. E magari avverrà appunto in un giorno in cui non sapremo chi c'è stato dietro, in cui non sapremo chi ci ha lavorato, qui non ci domanderemo neanche chi lo ha fatto. Noi lo sappiamo che sono state queste persone che oggi ci hanno presentato per la prima volta i risultati di questo studio. Possiamo che rinnovare il nostro grazie. E naturalmente invitarli anche ad andare avanti. Un grazie particolare anche al consorzio Italbiotech Ilaria Re, che ha permesso questa diretta stasera. Grazie davvero Ilaria al contributo e alla Fondazione Amici, in particolare Giuseppe Coppolino, che ci ha aiutato passo passo a svilupparle queste presentazioni, perché per noi ricercatori non sempre è facile. Connettersi al mondo. Per Flavio, per il professor Caprioli sarà molto più semplice, vede i pazienti tutti i giorni, per noi è veramente molto più complicato, devo ammetterlo, e senza l'aiuto di Giuseppe sarebbe stato complicato stasera poter presentare i nostri risultati. Grazie infinite Giuseppe, grazie, grazie davvero. Arrivederci a tutti. Grazie mille, arrivederci, grazie. Ciao a tutti, buona serata. Buona serata, a presto. Grazie, ciao.